Il 23 settembre del 2012, nella solennità di San Pio, presiede la liturgia eucaristica il Cardinal Camillo Ruini, presidente del Comitato per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Quando Padre Pio morì, avevo 37 anni ed ero sacerdote da 14. Allora Padre Pio era un segno di contraddizione, come spesso lo sono stati i santi nella loro vita terrena. Allora, a quel tempo, Padre Pio era in certo senso un segno di contraddizione, come spesso lo sono stati i santi nella loro vita terrena, ma era anche già una grande via di accesso al Signore Gesù e a Dio Padre, via di accesso attraverso Maria Santissima e la Rece del Rosario, come Padre Pio ci ha lasciato detto nel suo testamento spirituale. Lo era tutto ciò nella potenza dello Spirito Santo che si esprimeva nel modo in cui Padre Pio celebrava la messa, confessava, guidava le persone sulla via del bene nella direzione spirituale. Ancora più profondamente, l'opera dello Spirito Santo si esprimeva nella configurazione, nella assimilazione di Padre Pio a Gesù Cristo, sotto il segno della croce, manifestato anche esteriormente dalle stimmate, ma percepibile in maniera quasi istintiva, vorrei dire a pelle, da chi lo accostava e lo trovava dolce, ma anche ruvido, come il Signore Gesù che pianse su Gerusalemme e si commosse per le folle senza pastore, ma che non denunciò a denunciare, che non esitò, scusate, a denunciare gli ipocriti, chiamandoli con la parola durissima sepolcri imbiancati. Non esitò a scacciare con la frusta i mercanti del Tempio. San Pio, con la potenza dello Spirito Santo, è stato un grande operatore di prodigi, tanti prodigi, uno dei quali, lo ricordo bene, perché ha cambiato la vita di mio padre, che era medico ospedaliero e che non credeva ai miracoli. Ma in presenza di quel fatto straordinario accaduto nel suo ospedale, non poté non rimanere toccato nel profondo. Anche qui Padre Pio è alla sequela del Signore Gesù, perché anche la vita di Gesù è inseparabile dai tanti miracoli che Gesù ha compiuto. Per entrare più profondamente nel segreto di Padre Pio, la strada migliore è quella di seguire le letture di questa Santa Messa. Nella lettera ai Galati, l'Apostolo Paolo afferma che il suo unico vanto è la croce, per mezzo della quale il mondo, dice Paolo, per me è stato crocifisso come io per il mondo. È un taglio netto, una rottura radicale, umanamente impossibile, ma possibile nello Spirito Santo, dal quale nasce la nuova creatura che vive in questo mondo, ma già adesso vive anche nel mondo nuovo di Dio, nel mondo inaugurato dalla risurrezione di Gesù Cristo, quel mondo che sarà nostro per sempre se ci fideremo del Signore. San Paolo invoca, per chi si mette su questa strada, pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio, cioè sul popolo santo di Dio. In questo modo Paolo è l'eco fedele delle parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi e che rappresentano il cuore di tutto il suo messaggio, della sua vita e della sua missione, compiutisi sulla croce
e confermati definitivamente da Dio Padre, facendo risorgere Gesù dai morti. Gesù, il Figlio di Dio, ci dice il Vangelo di oggi, ha ricevuto tutto dal Padre e così tra Lui e il Padre vi è un vincolo di perfetta conoscenza reciproca, una conoscenza amorosa, piena di amore, per la quale nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e coloro ai quali il Figlio lo voglia rivelare. E questa anche la testimonianza concorde dei santi. Per arrivare a Dio non c'è altra strada che Gesù Cristo crocifisso e risorto. Solo così possiamo scoprire il cuore di Dio, il suo atteggiamento verso di noi, e non soltanto scoprire questo cuore, ma entrare in questo cuore. E chi sono coloro ai quali il Padre si vuole rivelare? Non i sapienti e gli intelligenti del mondo, non cioè quelli che vogliono ridurre tutte le cose, Dio compreso, alla misura della loro intelligenza, dei loro gusti e delle loro preferenze. Sono invece i piccoli, gli umili, coloro che si fanno bambini e così entrano nel regno dei cieli. Già adesso dunque, già in questa vita, se siamo uniti a Cristo, la sofferenza può cambiarsi in sollievo, ristoro, forza e gioia. Così è stato nella vita di Padre Pio, e Padre Pio ha aiutato una moltitudine di fratelli a realizzare questo grande miracolo nella loro vita, crescendo attraverso la sofferenza nella fede e nell'amore. Cari fratelli e sorelle, se veramente siamo devoti di Padre Pio, questa è anche la nostra missione, questa è la nostra scelta quotidiana, questa è la testimonianza che dobbiamo dare a chi ci è vicino e a ogni persona che incontriamo. Le nostre famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani, i malati ma anche i sani, i disoccupati ma anche chi ha un buon lavoro. Tutti abbiamo bisogno di questo, anche se spesso non lo sappiamo, non ce ne rendiamo conto. Perciò oggi, qui insieme, nel 10° anno dopo la canonizzazione di Padre Pio, chiediamo al Signore, attraverso l'intercessione di Maria Santissima, Madre della Misericordia, e di San Pio, chiediamo la grazia della conversione, che è la radice di ogni altro dono del Signore. Una conversione vera, quella che Padre Pio pretendeva per dare la soluzione sacramentale a chi andava a confessarsi da lui. Conversione anzitutto personale, ma alla fine anche comunitaria e sociale, perché le società, dalla più piccola, la famiglia, fino alle più vaste e numerose, è sempre fatta di persone e c'è un influsso e una solidarietà reciproca, vorrei dire una osmosi, una comunicazione, sia nel bene sia nel male. È quella solidarietà misteriosa per la quale Gesù Cristo ha preso su di sé i nostri peccati. Anzi, si è fatto peccato per noi, come dice San Paolo, e così ci ha salvati, vorrei dire ci ha messi dentro al suo rapporto di figlio con Dio Padre. Abbiamo coraggio, dunque, il coraggio del bene. Abbiamo fiducia, non in noi stessi, ma nel Dio ricco di amore e di perdono. Chiediamo a Padre Pio quel coraggio e quella fiducia
attraverso i quali egli ha cambiato la vita di tante persone e continua a farlo, e ha realizzato in vite dopo la morte tante meravigliose opere buone, come qui a San Giovanni Rotondo quella grande realtà che è la casa sollievo della sofferenza e anche questo bellissimo santuario. Il Signore ci mantenga fedeli all'insegnamento e alla testimonianza di Padre Pio, ci benedica e ci sia sempre vicino nel cammino della vita.